Leone, cioè la città natale di Nino Gennaro, era stata negato di intitolare un centro a suo nome, quindi in qualche modo una memoria rimossa che bisognava, alla quale bisognava provare a riparare. Sono 7 anni che il Sicilia Guido offre il premio Nino Gennaro a delle persone che si sono distinte nella diffusione della cultura LGBT e nella promozione di una cultura delle differenze. E siamo molto attenti ogni anno a fare in modo che il nome di Nino Gennaro, i suoi scritti, le sue opere possano circolare, possano essere conosciuti. Quest'anno il premio Nino Gennaro va a Lionel Tsoukas, che ringrazio per essere qui e a cui farei innanzitutto un applauso. Il lavoro di Lionel ha consistito nel mostrare delle immagini che non si potevano mostrare. Il Festival della Pagoda è stato interrotto non soltanto da attacchi di gruppi fascisti che hanno malmenato i partecipanti, tra cui il regista Guy Gilles, e dalla polizia, perché evidentemente tutti i film erano proibiti, non c'era visto di censura e così via. E quindi è molto importante ricordare che Lionel Tsoukas è una delle persone che, oltre a catturare lo spirito di un'epoca, è riuscito a fare l'impossibile, a pensare una cosa che non si poteva fare. Per questo mi pare molto interessante che Lionel sia qui a Palermo per ricevere questo premio, perché non conosco molto bene Nino Gennaro, però mi pare che c'è qualcosa anche molto vicino in questa concezione della vita e dell'arte come cose totalmente legate e non separate. Il premio Nino Gennaro del 2017 a Lionel Tsoukas, con la seguente motivazione. Allora, per la sua attività cinematografica, per il suo sguardo sui corpi, capace di legare strettamente la dimensione sessuale e quella intellettuale, per essere testimone di un'epoca, come quella della fine degli anni 70, in cui desiderio e politica, vita pubblica e vita privata erano profondamente intrecciate, e per essere stato tra i promotori delle prime battaglie per la liberazione di immagini non conformi dell'omosessualità.